Allora, questo indica il respiro, questa qui è la curva di pressione, cioè l'aria che entra nei polmoni, e questa è una curva di volume, vuol dire il respiro che uno fa, e uno vede se è pulito, se è frastagliato, se vede delle righine, vuol dire che ha qualche problema. Questi vanno tutti in Lombardia, c'è già la Lombardia pronta, con i camion. Dobbiamo lavorare solo per il mercato italiano, non potremo più fornire in questi mesi la nostra clientela, però il nostro paese è molto più importante. A livello mondiale siamo in quattro, allora sono praticamente uno svizzero, una ditta svizzera, due tedeschi e noi, chiuso. Basta. Lui è Giuseppe Preziosa, fondatore e presidente della Siare Engineering, un'azienda del bolognese che si occupa di progettare e produrre apparecchiature biomedicali per anestesia e rianimazione. Si tratta di una delle pochissime aziende in tutto il mondo specializzate in ventilatori polmonari e in piena emergenza coronavirus ha ricevuto dalla Protezione Civile un compito fondamentale: produrre 500 ventilatori polmonari al mese, contando anche sulla collaborazione dei tecnici dell'esercito. Probabilmente da 500, ho fatto un po' di calcoli, possiamo spingere l'acceleratore a 650, quindi possiamo dare altre 150 macchine al mese in più, secondo me bastano. E posso dire, io personalmente sento il dovere in questo momento qui di vedere che c'è una situazione incredibile, e difatti noi avevamo 300 macchine già prenotate, infatti già lavorate e prenotate per le Filippine, Vietnam, Corea e una parte anche in India, però il dottor Borrelli appunto ci ha bloccato giustamente di rimandare a questi signori una lettera dicendo: signori, abbiamo dei problemi in casa nostra e quindi gli abbiamo oggi stiamo consegnando tutte queste apparecchiature che erano destinate a loro, le stiamo consegnando ai nostri ospedali. Però il problema è che non sono sufficienti, cioè dal fabbisogno che c'è, le macchine ne ha bisogno 1000 al mese, non 500. Gli altri 500 che ne servono, quindi come si fa? Niente, se non le facciamo noi le fa nessuno. Allora, le quattro ditte che noi siamo, che facciamo questo prodotto, sono state contingentate dai propri paesi, come ha fatto la Protezione Civile con noi. Dobbiamo lavorare solo per il mercato italiano, non potremo più fornire in questi mesi la nostra clientela, però il nostro paese è molto più importante. Finiremo il 31 luglio la fornitura di 2350 macchine. Poi, ho capito già come sta funzionando la cosa, si dovrà raddoppiare, quindi potremo continuare fino a dicembre a produrre sempre 500 macchine. E potrebbe bastare, secondo me? Potrebbe bastare. Cioè, quando arriviamo a dicembre, io dico che 5.000 macchine sul territorio italiano potrebbero essere una sufficienza, insomma. Poi, naturalmente, non è che ci fermiamo il domani mattina. Cioè, il nostro standard sono 220-230 al mese. Quindi, un domani che abbiamo soddisfatto 5.000 macchine, beh, poi la nostra produzione normale potrebbe benissimo essere più che sufficiente, perché sono macchine che poi dureranno 7-8 anni. Fra i principali clienti dell'azienda bolognese figurano colossi come General Electric e Philips, mentre oltre il 90% della produzione è destinata solitamente ai mercati esteri. Questo è il reparto dove verranno a lavorare tutti i militari. Questi qui per terra, che vedete, sono dei palloni, simulano il polmone. Con questi qui noi facciamo i collaudi. Questo simula il paziente, insomma. Questo è inspirazione, espirazione. Se questo qui non è intero, vuol dire che il respiro non è stato fatto completo. Volendo spiegare come funziona un ventilatore di questo tipo? È una macchina che ti fa respirare. Cioè, diciamo che c'ha un cervello dentro che tu gli dici: io ho un paziente alto 2 metri, qua è la capacità, via, via. Lui fa i calcoli e comincia a respirare. Poi dice: quanta anidride carbonica ho buttato fuori, aggiustami questo, cioè è lui che dirige l'orchestra e lui bilanci la situazione in modo da bilanciare la respirazione. Quindi le macchine sono veramente un grosso aiuto, cioè voglio dire, io che vengo da 50 anni di attività, una volta si moriva, punto. Queste macchine sul mercato quanto costano? Il prezzo è vario, va dai 15 ai 20 mila euro. Te pensi che il mercato mondiale è di 35.000 macchine, questi ne stanno chiedendo 5.000, quanti sono? 14% in 3 mesi li vuoi? Impossibile. Io sto facendo una cosa fuori dal mondo, però mi metto a disposizione. Io ormai sono arrivato al capolinea, scusi, io ho 74 anni, sono arrivato al capolinea, voglio lasciare un bel ricordo, tutto qua.